Donne famose ritratte come se qualcuno le avesse pestate. Lo aveva denunciato, ma è stata uccisa lo stesso. È la frase di rito che accompagna i femminicidi. È la denuncia dell'artista italiano Alessandro Palombo, che ha ritratto Ursula von der Leyen, Kate Middleton, Christine Lagarde e non solo, con i volti tumefatti. La piazza del municipio a Los Alcázares in Spagna è il luogo dove l'artista italiano lancia la sua ultima campagna nella giornata internazionale per eliminare la violenza contro le donne. In questo modo il dibattito sul femminicidio e la violenza domestica inizia a essere messo in pubblico, per così dire, finché l'opinione pubblica nella sua stragrande maggioranza non avrà imparato da questo dibattito, obbligando i governi a cambiare ciò che è attualmente in atto, nulla cambierà, quindi questo è un passaggio indispensabile. Spiega un attivista per la difesa delle donne. A Sarajevo, 40 paia di scarpe rosse collocate in piazza nell'ambito di una manifestazione pubblica rappresentano il numero di donne uccise in Bosnia-Herzegovina dal 2019 al 2021. Il Colosseo a Roma si accende di rosso con i tanti, troppi nomi delle donne che sono state uccise da coloro che dovevano almeno rispettarle.